Ehi la ciurma, un piccolo avviso prima del video. Il video è venuto di qualità inferiore rispetto a quello a cui vi ho abituato di solito. E mi spiace, nel senso che il video sarà un po' laggante durante la fase di gioco, non perché il gioco laggasse, ma perché ha laggato poi la registrazione e in più viene tagliato nettamente alla fine. Questo purtroppo non è stato un errore mio, cioè è stato in parte un errore mio, ma è che ero su una partizione diversa con OBS, quindi non con il programma che utilizzo solitamente per registrare. Mi spiace davvero, ragazzi, prendetelo un po' com'è. Buona visione. Ehi la ciurma, io sono Mattia Testa e benvenuti in questo nuovissimo video. Diciamo, questo è un video un po' estemporaneo, creato un po' per diciamo il mio amico Xanatos, che vado a salutare, e sarà un po' un video recensione e presentazione di che cos'è Don't Starve e Don't Starve Reign of Giants, perché non ho Shipwrecked, e per chi non lo conosce, diciamo, darne un'idea. Poi, per forza, se qualcuno dovesse essere interessato, magari che io faccia una serie o qualche video in più, spolliciate, mettete commenti e lo terrò in considerazione. Allora, innanzitutto andrei a far vedere magari una partita nuova senza mod, in modo da far vedere esattamente com'è la versione vanilla, perché qua ho un po' di mod abilitate che vado a disabilitare. Tra l'altro alcune sono anche out of date e mi hanno fatto crashare prima di tutto, perché è anche un po' che non lo apro più effettivamente Don't Starve, quindi allora apply. Ok, adesso sta caricando tutto e andiamo a fare una nuova partita. Allora, mettiamo anche Reign of Giants, o no, ma sì, mettiamo Reign of Giants. Reign of Giants in realtà è una add-on molto grande, diciamo, che va ad aggiungere un sacco di cose, come per esempio due stagioni in più. Il Don't Starve Vanilla è survival diviso tra, diciamo, primavera e inverno, cioè stagione temperata e stagione invernale, quindi rigida e molto pericolosa. Mentre invece Don't Starve Reign of Giants gira su 4 stagioni e quindi su 2 stagioni molto pericolose, che sono l'inverno e l'estate, e 2 stagioni mediamente pericolose, che sono l'autunno e la primavera. Ok, allora innanzitutto appare Maxwell che ci fa spawnare, ecco, su questa isola. Poi c'è tutta la lore dietro per chi per caso fosse interessato, ma credo che non andrò a soffermarmi molto sulla lore. Allora, innanzitutto bisogna andare subito a raccogliere un po' di oggetti base, ecco, per prepararsi per i primi giorni e andare a esplorare un pochettino. Quindi siamo andati a raccogliere dei fiori che servono per la salute mentale, dei rametti, delle carote, del cibo. Adesso andiamo a prendere anche un po' di erba che servirà un sacco. La flint che serve tantissimo. E dobbiamo cercare di sopravvivere. Allora, gli indicatori sono tre, che variano da personaggio a personaggio. Noi siamo partiti con Wilson, che è il personaggio base. Non sono andato a cambiarlo. Ci sono altri personaggi che si sbloccano man mano morendo. Cioè, più giorni sopravvivi, più personaggi sblocchi quando muori. E lui, quello base, ha 150 di fame, 150 di vita e 200 di sanità mentale. Uno abbastanza medio. Poi gli altri hanno dei pro e dei contro per ognuno. La fame, appunto, come dice il termine stesso, va saziata, insomma, con del cibo che possiamo trovare o craftare o cacciare, ecco. E bisogna sempre farci attenzione perché una volta che la fame scende a zero iniziamo a perdere vita. La vita, appunto, quando raggiunge lo zero moriamo e quindi, salvo dei rari casi, qui abbiamo, diciamo, dei backup del nostro personaggio nel mondo, attraverso degli oggetti particolari. Riusciamo a sopravvivere, altrimenti partita persa. E la sanità mentale scende soprattutto la notte o quando incontriamo degli animali pericolosi o degli animali spaventosi. Fa impazzire il personaggio. Quando il personaggio inizia a impazzire, le ombre iniziano ad attaccarlo. Iniziano ad apparire delle ombre che lo attaccano e quindi perde vita. E quindi muore e quindi perdiamo. Quindi bisogna stare attenti a tutti e tre i valori contemporaneamente. E in più tutte le cose pericolose che potremmo incontrare. Adesso sono andato a craftare una
Un'accetta che è già sera. Terribile. Che mi servirà appunto per tirare giù alcuni alberi. Per craftare l'accetta c'è bisogno di flint e di quei ramoscelli che abbiamo raccolto qua. E la legna ci servirà appunto per fare il fuoco. Perché adesso che scenderà la notte, adesso è soltanto sera, ma comunque la nostra sanità mentale sta già iniziando a scendere rapidamente. E durante la notte, se stiamo al buio, siamo morti. Nel senso che appare Charlie, mi pare che si chiami, il mostro notturno, che non si vede mai, ma che ha una lora anche lui. Ed è particolarmente pericoloso perché praticamente ti toglie una roba come 130 punti vita con un colpo. Quindi se ti becchi una botta da quello, partita persa in pratica. Ah, forse mi pare di aver già visto uno di quelle cose di cui parlavo prima del backup della vita, esatto. La touchstone è in pratica una pietra che attivata ci permette di respawnare da qua se per caso moriamo. Ma ce n'è una che una volta che respawniamo là, buon fine, nel senso hai una possibilità in più, ecco, di base, non è che sia chissà quanto potente. Forse posso andare a farmi anche già un picconcello per andare a minare un po' di. Allora, adesso poi abbiamo, questi sono gli oggetti base e andremo poi dopo a craftare magari degli oggetti più avanzati se riusciamo ad avere il tempo, diciamo, perché non è che volevo passare 600 anni qua di video. Siamo spawnati in primavera perché infatti possiamo vedere, questi qua sono degli oggetti di Reign of Giants, sono del ghiaccio che potremmo utilizzare sia per craftare degli oggetti che rinfrescano che durante l'estate, diciamo, per mantenere la nostra temperatura non troppo alta, perché mentre d'inverno si rischia di congelare, quindi bisogna avere sempre delle fonti di calore a portata di mano, d'estate si rischia di sciogliersi, quindi se fa troppo caldo si inizia a perdere rapidamente salute e si muore. Ma su Don't Starve, come avrete modo di sperimentare, se per caso lo volete provare o l'avete già provato, si muore praticamente per qualsiasi cosa. Cioè, d'inverno fa freddo e si muore, in più ci sono dei mostri, muore, d'estate fa caldo e si muore, ci sono un sacco di nemici, in primavera piovono le rane e si muore. Ci sono questi esserini qua che adesso se mi avvicino mi attaccheranno di violenza proprio. E fanno un fottio di danni, quindi diciamo che non voglio andare a troppo provocarli. E questi fiori qua invece fanno scendere velocissimamente la sanità mentale. Quell'altro è cattivissimo. Oddio! Non ci ho fatto attenzione, mi sono preso un pacco di danni. Siamo in primavera, quindi piove! Se sale troppo l'umidità, cosa succede? Iniziamo a congelare. Se iniziamo a congelare, moriamo. Quindi un altro giro per morire allegramente. Adesso vorrei un attimo. Allora, prepariamoci magari il pokerello. Ma che. Vado a tenermi là da conto. Però non vado a piazzarlo. Voglio un attimo esplorare ancora prima che venga la notte. Ma tanto adesso sta arrivando. Quindi tra un attimo. Ecco qua la notte. E stare senza luce. Tra l'altro piove, quindi il fuoco si spegnerà molto in fretta. Quindi dovremo aggiungere un sacco di legna per tenerlo acceso. Vado a cuocere un po' di cibo intanto, perché come vedete la nostra fame è praticamente dimezzata in una dura giornata di lavoro. Quindi dobbiamo andare a mangiare un po' di cose. Adesso gli oggetti che ho trovato, tipo le carote e i cespugli di bacche. Le carote una volta raccolte, boom, fine, non ci sono più. E i cespugli di bacche hanno bisogno di parecchi giorni prima di rifornire le loro bacche. Quindi anche trovare cibo non è una cosa così facile. Anche cacciare gli animali spesso è difficile perché o i conigli ci sono, ma in primavera no. E però bisogna craftare delle trappole per utilizzarli, cioè per riuscire a mangiarli. Oppure gli uccelli si possono catturare con delle trappole apposite. Oppure gli animali più grossi, ma là è molto pericoloso perché fanno un fottio di danno se non si sta attenti. E quindi è anche pericoloso quello. Ma uno dice, vabbè, catturo sempre gli uccellini e i conigli. E no, perché se tu arrivi a un tot di cattiveria, hai un indicatore particolare nascosto, la cattiveria, non si chiama cattiveria, però se uccidi troppi animali innocenti, che sono tipo i bufali o i conigli o gli uccellini, spawna un mostro tipo cattivissimo che
toglie un fottio di danni. Cioè, puoi sopravvivere, per carità, però è difficilissimo sopravvivere. Quindi non è che puoi neanche dire mangio sempre i conigli, perché sennò dopo un po' vengono a farti il mazzo tanto. E uno dice, vabbè, coltivo delle cose, tipo, sto bruciando anche delle pigne, perché qua il fuoco non regge. Anche coltivare è molto difficile perché hai bisogno di un sacco di cacca per creare le farme. E in più d'estate non cresce niente ed inverno neanche non cresce niente perché d'inverno fa troppo freddo per le piante e invece d'estate fa troppo caldo per le piante, quindi muoiono in entrambe le stagioni. E quindi uno cosa fa? E muore anche lui. Diciamo. È molto 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 difficile come Survival Don't Starve. Ed è anche per quello che, diciamo, nella mia partita principale ho utilizzato una mod cittona, diciamo tra virgolette, che è la mod per non morire, diciamo. Detto proprio palesemente. Cioè, quando muori ti dice, sei sicuro che vuoi morire? E io gli dico, no, in realtà non volevo morire perché ho perso tutto questo tempo per craftarmi qualcosina di un po' più avanzato. E quindi magari anche no. Però, diciamo, altrimenti di base è estremamente difficile. E o è uno, o siete delle persone molto rascione che sanno benissimo come muoversi e conoscono alla perfezione il gioco, oppure è molto molto difficile. Altra cosa per cui si muore sono gli alberi mannari, diciamo, tra virgolette, che sono degli alberi che possono apparire random quando si tagliano degli alberi nelle vicinanze. Per esempio qua non è apparso nessuno ancora, ma per fortuna, che fanno un pacco di danni tra l'altro quegli alberelli là, quegli alberi mannari. Ci sono sia per le, questi qua che non so cosa siano biologicamente parlando, che invece per i pini, le aghifoglie, diciamo. Adesso mi va bene che non sta spawnando nessuno, però quando appaiono poi dopo restano là e ti picchiano se vai vicino, ma fanno dei danni boia proprio, cioè una roba incredibile. Siamo già a, praticamente a metà di... Io spero che smetta di piovere, perché sennò qua davvero ci moriamo per causa della pioggia. Della flint. Grazie della flint perché non abbiamo molta flint. Il mondo è... stiamo già iniziando a congelare, avete visto? Quindi ciò vuol dire che dovremmo fare un fuoco e fermarci là, perché sì, perché sennò moriamo. Potete vedere, c'è una mappa, ci sono delle zone, tipo quella che abbiamo incontrato prima con quei cavalli di ferro che saltellavano. Ci danno degli oggetti per cui è possibile poi passare ai mondi successivi, perché Don't Starve è fatto su più mondi, per cui uno... Una volta finito qua, che riesce a sbloccare il portale per il mondo successivo, passa al mondo successivo. Mi pare che siano 5 mondi sempre più difficili, perché tipo nei successivi appari già direttamente d'inverno, senza avere un Kaiser di niente. È sempre più incasinato. Sui biomi, come potete vedere, ci sono... Ah, questi sono degli NPC che possono esserci d'aiuto, i maialini. E al costo di carne ci possono seguire ad aiutare. E sono forse gli unici che non ci attaccano in questo mondo. Triste. Per fortuna che ha smesso di piovere perché stavamo rischiando seriamente di morire congelati. C'è il biome, appunto, che sono la foresta, la pianura, la savana, il bioma roccioso. Questo è un piccolo sprazzo di bioma roccioso. Questo è un cimitero dove andremo a perdere un fracco di sanità mentale, probabilmente. No, forse di base no. Se appaiono dei fantasmi o se scaviamo le tombe. Questi sono del... Tizi molto cattivi. Sono gli uccelli questi? Sì, sono gli uccelli con gli occhi. Oddio, questi fanno un male cane. Questi fanno un male cane. Via, 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 via. E se non rischiamo ancora abbastanza di morire, ogni 4 giorni arrivano dei cani ad attaccarci. Appaiono, spawnano apposta per venire ad ucciderci. D'inverno ed estate ci sono inoltre degli enormi giganti che vengono a cercarci per seccarci. Molto complicato. Anche perché pensate a un enorme gigante che ti one-shotta e che ha 600 milioni di vita e ti viene a cercare di notte.
Quindi dove devi stare per forza alla luce, altrimenti muori. Ok, puoi farti una torcia, ma è davvero un gran casino. Gran casino. Ah, anche le api quando piove ti cercano di uccidere. Se passi nelle paludi, quello là è un piccolo pezzo di palude. Poi non so se troveremo una palude in questo, diciamo, questa piccola preview. Forse qua c'è qualche cosa paludosa. No, anche qua è giusto una piccola striscia. Là ci sono dei tentacoli che cercano di ucciderti. Tutto cerca di ucciderci in questo mondo malvagio. Vado a fare un po' di legna perché... No, vabbè, un po' di legna ce l'abbiamo. Potrei andare a fare la macchina della scienza, giusto per farvi vedere un po' di oggetti durante questa notte, di quello che può craftare. Ah, tra l'altro la musica e la grafica, secondo me, è spettacolare. Nel senso, mi ricorda un sacco dei... Non so, tipo uno stile di fumettisti belghi, belgi, non lo so. È molto carino, mi piace un sacco. Allora, la science machine che andiamo a costruire qua. Questa è una partita un po' giusto per farla vedere, poi la cancellerò. L'alchemy engine è un'altra cosa che sblocca degli altri, delle altre componenti aggiuntive, ma ora non abbiamo abbastanza risorse per farla perché ha bisogno di risorse un po' più avanzate. Come potete vedere ci sono apparse delle... cioè delle lampadine perché abbiamo sbloccato dei nuovi oggetti. Allora, di base abbiamo l'ascia e smettila di congelare. Guardate che tra l'altro abbiamo perso un sacco di sanità mentale nel frattempo. L'ascia, il piccone e la pala serve per togliere per esempio i ceppi di alberi. Se avete notato quando ho tagliato questi rimaneva il ceppo sotto. Poi abbiamo il martello che serve per distruggere delle cose, la pitchfork serve per spostare dei pezzi di bioma da una parte all'altra, il rasoio serve per fare la barba a Wilson, che è il nostro personaggio, perché dopo un po' gli crescerà. Oddio, 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 oddio. Campfire prima... Ok, sopravvissuti. La torcia per muoversi in giro, poi ci sono dei fuochi, diciamo, un po' più avanzati, dei... Cappellino da minatore, ci sono delle trappole, degli ombrelli per quando piove. No, quello è il parasole, non è l'ombrello. Questo è l'ombrello che non possiamo craftare, ovviamente. Ah, i ragni, ci sono dei ragni in giro. E in più i nidi di ragni ogni tot giorni diventano più grandi. Quando sono grandi hanno una buona probabilità di spawnare un mega ragno gigante, la Spider Queen, che gli fa un sacco di danni e continua a generare degli altri ragni intorno a sé. Quindi una roba terribile. Delle cose per curarci, bussola, lo zaino molto comodo. L'unica cosa scomoda, diciamo, del vanilla, ma anche Reign of Giant, è il fatto che lo zaino occupa lo spazio per l'armatura, quindi o hai lo zaino o hai l'armatura. Molto scomodo, infatti c'è una mod che per quello può aiutare e che hai uno spazio in più, hai uno slot per l'armatura e uno slot per lo zaino. Qua hai delle cose più raffinate, qua sono degli oggetti... diciamo scientifici che servono per creare dei macchinari scientifici. Le armi e le armature, qua gli oggetti che puoi fare raffinati, dalle erbacce puoi fare la corda, dal legno puoi fare le tavole, dalla pietra puoi fare la pietra lavorata, diciamo. Poi c'è tutta la roba di magia che conosco poco perché hai bisogno di... Questo hai bisogno di Soul Nightmare Fuel, che è una roba molto difficile da trovare. Perché in realtà lo raccogli uccidendo dei conigli quando stai impazzendo. Però quando stai impazzendo è una situazione molto difficile da reggere. Ok, lui ha molto fame, quindi andiamo a cuocere qualcosa. Speriamo che il fuoco non si spenga prima che... Anzi, andiamo a farci un giro. Dice, it's so dark. Ah no! Crebbio. Speravo di farvi almeno vedere chi era Charlie, diciamo, ma... Charlie mi pare che si chiami, non vorrei dire una cavolata, mi pare ben che si chiami Charlie. E niente, questo è un po' Don't Starve in breve, vi faccio vedere magari la mia altra partita adesso. Save and quit. Ah, tra l'altro il salvataggio è automatico, quindi non è che potete dire, ah, non salvo. E no, lo salva per forza lui da solo. Quindi I said quit. Vi faccio vedere un attimo la partita che ho più avanzata, questa. Di cui tra l'altro in realtà avevo l'altro personaggio, non avevo Wilson, però no, aspetta un attimo che ho bisogno di riabilitare le mod però. Perché quella là è con le mod, se no credo che mi faccia un sacco di casini. Allora, Ash Fuel.
Charcoal Burner non potrò metterlo, però. Un po'. Ah no. Alcune che sono out of date, tipo Octodad, che è un personaggio, lo apply così. Poi andiamo a lanciarci qua su questo. Continue. Eh sì, continua. Dicevo, qua avevo un omino diverso, ma mi ha tenuto Wilson quando prima ha disabilitato le mod, perché c'è stato un po' un casino con le mod e è crashato. E quindi, boh. Ecco, questa è una partita più avanzata, diciamo, con delle mod. Come potete vedere qua ho messo anche il calendario delle stagioni. Puoi vedere quanti giorni ci sono di autunno, di primavera, eccetera, eccetera. Ho modificato un po' il mondo di partenza per renderlo un pochettino più fattibile. Qua ho gli indicatori sempre attivi per vedere quanta salute, quanta fame e sanità mentale ho e quanto è il massimo se ci passo sopra l'indicatore, i gradi che ci sono, che appunto sono indispensabili, e il 0 su 31, non lo so, e il giorno, appunto sono nel mondo 1. Questo è lo zaino, appunto, che mi occupa uno slot dell'inventario diverso. C'è lo slot dell'amuleto, lo slot dell'armatura, lo slot del cappello. No, questo non è dell'amuleto, eh? Boh. E ho un po' di roba, come potete vedere ho due frighi, ho un uccellino dentro la gabbietta, ho delle chest, ho delle pentole per cucinare, una grande farm qua, come potete vedere, 3, 6, 9, 12, 18 farm, ho degli affari per far seccare la carne secca, ho dei cespugli di bacche, ritratto un modo per poter sopravvivere è quello di avere le risorse vicine con la pala, di spostarsi l'erba, gli alberelli, le bacche, in modo che così anche d'inverno d'estate, quando non possiamo allontanarci tanto dalla base, possiamo sopravvivere, diciamo, discretamente. Qua sotto ho poi delle api, delle arnie che, diciamo, sono andato a craftare con le api. Qua appena sopra ho fatto una foresta. E in qua ho fatto quello che chiamano una ho iniziato a fare una che chiamano camera, non mi ricordo, vabbè, è una difesa, diciamo, avanzata quando arrivano dei nemici, soprattutto i cani, quelli che arrivano ogni 4 giorni. I cani droppano dei denti che puoi usare per fare queste tooth trap, che si attivano quando un nemico ci passa sopra. Quindi l'obiettivo è quello di fare tutto un recinto di questi tooth trap più grande possibile, per cui tu ti metti al centro, i cani ti attaccano e muoiono prima di arrivarci sopra perché ci sono appunto le trappole dentate. Per ora ne ho potute piazzare soltanto poche perché avevo raccolto pochi denti, siamo al giorno 106 e ho avuto boh un. Eh beh, ho avuto già parecchi attacchi di cani, però non sempre lo droppano effettivamente il dente. Me ne sarà arrivato più o meno uno ogni volta che mi hanno attaccato i cani, quindi niente di che. Poi una volta sono tipo finiti in una zona incasinata, quindi è stato un gran casino. Ah, qua adesso sta venendo notte, quindi diciamo che. Ah no, ma c'è la luna piena, quindi nessun problema. Ah, la luna piena si può vedere, ma i nostri amici maiali diventano dei maiali mannari. Quindi gli NPC che erano tanto buoni e gentili diventano cattivi. Ah, questo è l'Alchemy Engine, quello che non ho fatto prima. E niente, questa è, diciamo, un po' una partita avanzata. Questo qua non esiste nel modo normale, cioè nel gioco normale è una mod. E boh, questo è Don't Starve in breve. Io lo consiglio in generale perché è un gioco davvero molto molto fatto bene. Però può far perdere davvero molto 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 la pazienza perché è difficile, difficile, difficile. Infatti, più del giorno 10 credo che senza la mod non sono arrivato. Inizia a far freddo perché siamo in autunno. E quindi bocca al lupo chi vorrà provarlo, insomma. Io vi invito a lasciare un mi piace allora, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto e dirmi